C'erano tutti, lavoratori, pensionati, precari, studenti, immigrati, ma soprattutto i cassaintegrati, quelli del Polo Chimico Ternano e dell'Antonio Merloni di Nocera, le due facce più rappresentative della crisi umbra che coinvolge 3.000 lavoratori. Quasi 1.000 si sono ritrovati davanti alla stazione di Sant'Anna a Perugia per l'iniziativa promossa dalla CGIL regionale Un treno in marcia per il lavoro. Mobilitazione in vista dello sciopero nazionale indetto dal segretario Susanna Camusso per il prossimo 6 maggio e che in Umbria si terrà a Terni in difesa del lavoro e della dignità dei lavoratori. Due treni carichi di centinaia di lavoratori hanno attraversato l'Umbria da nord a sud. Abbiamo messo in evidenza le varie facce della crisi, partendo da Terni con la crisi del polo chimico da sud e da nord con la situazione di difficoltà della metalmeccanica dell'Alta Umbria e dell'automotive. Noi abbiamo messo in evidenza con la carta libraria di Città di Castello, con la crisi nel settore del commercio, il fatto che in Umbria c'è una crisi che continua a mordere sul lavoro. Tenendo conto che la cassa integrazione è ripartita con forza nel mese di febbraio, abbiamo 14.000 cassa integrati, abbiamo perso 7.000 posti di lavoro, quindi vogliamo dire a tutta la collettività umbra che il primo problema di questa regione è il lavoro, occorre un piano per il lavoro che dia risposte ai giovani, alle donne e che è questa la vera emergenza della nostra regione e del paese. Abbiamo proposto con lo sciopero generale una piattaforma che parla appunto di come si recupera in termini occupazionali sul versante lavoro e di come costruire una politica fiscale che guardi all'equità. Abbiamo proposto una tassa patrimoniale che non intacchi i risparmi dei lavoratori, dei pensionati, ma anche dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, ma che riguardi solo il 5% delle famiglie italiane che sono ultra ricchissime. Questa semplice applicazione di una tassa per i patrimoni al di sopra degli 800.000 euro potrebbe portare nelle casse dello Stato 18 miliardi di euro che possono essere utilizzati per redistribuirli e sostenere le politiche di welfare, le politiche dell'istruzione, rilanciare la politica industriale nel nostro Paese, soprattutto rilanciare un grande piano per l'occupazione che guardi ai giovani e dia una risposta anche alla limitazione della precarietà nel nostro Paese. Diverse le testimonianze dei lavoratori che rischiano il proprio posto di lavoro, come quelli della base di Terni. Da luglio 2010 sono 1.000 in cassa integrazione, la cui situazione ha portato alla crisi dell'intero polo chimico ternano e della Meraclon. Da circa 40 giorni gli operai sono in sciopero. Siamo alla vigilia di un importante incontro a livello europeo. Il 6 aprile si incontreranno i vertici del Pasel e della Novamont, che è quella azienda che ha presentato un progetto industriale per la salvaguardia di tutto il polo chimico. Oggi siamo qui insieme a tanti lavoratori perché chiediamo al governo un impegno non solo su queste vertenze che sono fondamentali per la nostra regione e per l'intero paese, ma un impegno proprio concreto sul lavoro. Una crisi economica che colpisce anche il settore della cultura con i tagli del governo al Fondo Unico per lo Spettacolo, poi reintegrato con l'aumento delle accise sulla benzina, in Umbria rappresentate dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Il Lirico rischia un drastico ridimensionamento della propria attività, non certamente la chiusura, perché è un'istituzione che ormai sono oltre 60 anni che vive nella nostra regione ed è una delle eccellenze veramente dell'Umbria e nel panorama nazionale. Il problema è che probabilmente le masse dei lavoratori purtroppo non saranno attivate per poter essere in teatro, nell'opera,